Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Benedetta e in questo video vi faccio vedere come ho realizzato questa torta a forma di farfalla che ho chiamato un battito d'ali. È una torta speciale perché l'ho fatta con una persona molto speciale, la mia scrittrice preferita, Sveva Casati Modignani. Avete capito bene? Proprio lei, la Sveva, una delle scrittrici più famose in Italia e nel mondo. Ho avuto il piacere di conoscerla un po' di tempo fa e lei è stata così carina che mi ha mandato in anteprima il suo nuovo libro, che si intitola appunto Un battito d'ali. È un'autobiografia molto emozionante e l'ho letta tutta ad un fiato. Il racconto inizia con una farfalla che gli si appoggia su una spalla e Sveva riconosce in quella farfalla suo padre. Allora mi è venuta l'idea e ho pensato di fare questa torta. Gliel'ho fatto sapere e lei mi ha stupito di nuovo, mi ha detto: Benedetta, perché non vieni a casa mia e questa torta la facciamo insieme? Io non me lo sono fatta dire due volte, sono partita con Marco e siamo andati a casa di Sveva. È stata una delle giornate più emozionanti della mia vita perché Sveva ci ha aperto le porte di casa sua. Abbiamo fatto questa torta insieme, poi vedere lei che la gustava così con piacere è stato bellissimo. E poi mi giravo intorno e guardavo i luoghi dove prendono forma le sue magiche storie. Chi ama i suoi racconti come me può solo immaginare quello che ho provato. Quindi in questo video ho l'onore di portarvi con me a casa di Svea. Finalmente sono arrivata, sono a casa di Sveva, nella sua cucina. Che gioia! Oggi ci divertiamo insieme a Sveva perché è la giornata in cui esce il suo nuovo libro, che si intitola Un battito d'ali. Allora, io ho pensato, siccome ho letto il libro in anteprima, 2 giorni fa mi è arrivato, di fare una bella torta a tema. Quindi ho pensato di farla a forma di farfalla, con la frutta. Ti può piacere l'idea, Sveva? Mi piace molto perché la farfalla è il mio papà. Perché in questo libro di ricordi io mi rivolgo a mio papà. E mio papà, che è mancato tanti anni fa, un giorno si è palesato. Io ero nel giardino a lavorare nella terra come faceva lui, ho sentito il suo profumo e poi sul braccio nudo si è posata una farfallina bianca. E quando la farfalla se n'è andato anche il profumo del mio papà. Racconti la tua vita, la tua storia. Racconto il momento in cui ho smesso di studiare e ho cominciato a lavorare, fino al momento in cui ho scritto il mio primo romanzo. E in questi 20 anni sono successe tantissime cose e tante di queste, a volte dolorose, al mio papà non le ho mai raccontate. Però da quando ho sentito il suo profumo ho capito che era venuto il momento di raccontargli tutto. Partiamo con la torta, che dici, Partiamo. Sveva? Ho già preparato il pan di Spagna per guadagnare un po' di tempo. Questa è la mia ricetta del pan di Spagna. 4 uova, 125 g di zucchero, 125 g di farina e mezza bustina di lievito. Va cotto 45 minuti al forno in forno statico. È una ricetta col trucchetto perché sul pan di Spagna classico teoricamente non va messo il lievito. Io però, così, sull'insegnamento di nonna che dice sempre meglio non rischiare, ne aggiungo sempre un pochettino. Bene, Quindi per fare la torta a forma di farfalla è proprio semplicissimo, perché tagli il pan di Spagna a metà, quindi se anche non viene perfetto non succede niente. Non so se già lo sai fare, quando tagli la mano sopra, la mano sopra, perché certo, senti il livello del coltello e se vai dritta. E certo. Ok. Ah, hai fatto un taglio stupendo. E per farlo a forma di farfalla basta semplicemente tagliarlo a metà, anche nel Ecco, senso questo della mi lunghezza. incuriosisce molto. Più o meno, anche se non sia perfettamente precisi, non succede assolutamente nulla. Poi si fa una piccola incisione, se si riesce più o meno ad essere. E per sbieco l'hai Sì, fatta, per così eh? deve Ah, essere, ecco. perché devi richiamare un po' la forma dell'ala della farfalla. Tu hai visto che anch'io in questo libro di ricordi racconto delle mie arti culinarie. Però mi fa ridere perché tu sei molto più esperta. Io cucino per gli amici e per la mia famiglia. Praticamente questo è il giardino di cui E questo è il parlavi. giardino che lavorava il mio papà. E in questa cucina e nel giardino sono ambientati i miei ricordi. Li ho ambientati in dicembre, sai, in prossimità del Natale, perché in quel periodo li ho scherzato. Ah, Hai che capito belle! Ho come viene? capito Hai come capito sono come venute viene? reali, Eppure è stupendo! semplicissimo, hai visto? Io come ti aiuto? Allora, intanto potresti, cioè della bellissima frutta, Sì? mi fai una sorta di macedonia con un po' di zucchero e di succo di limone, con le fragole, la banana, Come la faccio l'uva. nel mio libro? Sì, io intanto inizio a bagnare la torta. E io, questa frutta però va lavata. Sì. È meglio lavarla prima, Sì, sarebbe eh? meglio lavarla prima. Allora la lavo. Ok, io intanto prendo il succo d'ananas che mi servirà per bagnare la torta. Sto bagnando il pan di Spagna col succo dell'ananas, quello che ho tirato fuori dall'ananas sciroppato. Ok. L'ho allungato con un goccino d'acqua, rimane leggerissimo, piuttosto che usare acqua zuccherata semplice, questa è un pochettino più saporita.
quindi lo inzuppo leggermente. Ok, mentre tu finisci di preparare la frutta, io preparerò intanto la crema. Quindi metto 750 ml di latte, lo facciamo scaldare intanto. Sì. Quindi ti ho rubato un pentolino. Sai accenderlo il mio fornello? Adesso provo, penso di sì. Se no ti do una mano. Prendo un po' di buccia di limone. Anch'io metto la buccia di limone. Sì, gli toglie il sapore un po' delle uova quando è vero? La crema, sì. Benissimo. Guarda, intanto io preparo anche la crema pasticcera. Tu quando fai la crema pasticcera fai solo col tuorlo? Solo col rosso dell'uovo. Io invece lo faccio con l'uovo intero. Ah, davvero? Perché così non si spreca niente, usi la metà delle uova. Questo è un trucchetto di campagna. Certo. E viene lo stesso, secondo me è anche più leggera. Quindi faccio 3 uova, 6 cucchiai di zucchero. 3, 4, 5 e 6. 6. E poi 6 cucchiai di farina. La farina normale? Sì, lo 00. Non è che si può usare, non so, la maizena? 5, 6. Si può anche usare la maizena, però io in questa ricetta sinceramente mi piace più usare la crema fatta con la farina, perché rimane un pochettino più soda come crema, quindi visto che andiamo ad aggiungere la frutta, poi la torta rimane più in forma. Sgarra, io intanto butto il latte, che è bollente. Ma è quasi bollente. Sì, è bollente. Però bisogna rimestare subito. Sì. Velocemente. Vedi che te lo so io. Sei preparatissima anche in cucina. Ecco, allora ti dico com'è stato il mio esordio in questo mondo del giornalismo, in cui il caporedattore mi disse: vuoi scrivere? Prova, adesso vai e intervisti questa persona. Se l'intervista è riuscita, c'è il posto. Se non è riuscita, non ti presentare neanche. E io ho detto: ma come faccio a sapere se è riuscita? La vedi pubblicata sul giornale. Immagino che paura e che emozione quando l'hai vista. E pensa che la mia prima intervista è stata in francese, a intervistare una grande cantante e che si chiamava Josephine Baker. Era la fine del mondo, ma sai, i giovanotti di quell'epoca impazzivano per lei. E ho passato la notte a non dormire, mi sono addormentata all'alba, a mezzogiorno mi ha svegliato mio papà con in mano il giornale e mi ha detto: facci il tuo. Pensa anche alla soddisfazione di tuo papà quando ha visto... Era contento, era molto contento il mio papà. E da allora io ho cominciato a conoscere un sacco di gente dello spettacolo, del mondo della cultura. E non sai quanta gente ho incontrato. A un certo punto poi mi chiedevano i soggetti per delle storie d'amore e quindi ho lavorato per questo settimanale di fotoromanzi e anche quella è stata una grande esperienza perché pian piano mi avvicinavo alla narrativa. E fare i fotoromanzi era un lavoro, la sceneggiatura, dovevi scrivere i dialoghi, senza che me ne rendessi conto mi avvicinavo a questo mondo. Poi però ho lasciato i fotoromanzi per andare a lavorare in un nuovo settimanale di cronaca mondana milanese. E poi a un certo punto, sono successe delle cose e io per 2 anni ho abbandonato proprio la macchina da scrivere. Sono stata a casa a fare la mamma. E dopo 2 anni ho sempre lì la mia Valentina rossa. Ma la usi ancora? Io scrivo solo con la macchina da scrivere. Il tempo dei computer. No. No, io non... Sono oggetti estranei per me. E la mia Valentina era sempre lì che mi aspettava. E un giorno avevo ripreso a dialogare con mio padre, cioè a raccontargli delle cose. Ho cominciato a raccogliere, scrivendo, le storie della mia famiglia e degli amici della mia famiglia che mio padre mi raccontava da sempre. E un giorno mio marito, che era giornalista, mi disse: ma che cosa stai facendo che continui a scrivere? Io ho detto: boh, una cosa di ricordo. Me la vede, ma no, non è niente di che, la scrivevo per me, capito? Se avessi una sorta di diario. E lui mi disse: fammela leggere. E alla sera io andai a letto con mio piccolino, al mattino quando mi alzai, lui mi aveva lasciato un biglietto sul tavolo di cucina dicendomi: chiamami, dobbiamo parlare. E quando io l'ho chiamato, l'ho svegliato, lui mi ha detto: ma tu lo sai che stai scrivendo un romanzo? Io non lo sapevo. Quindi alla fine tuo marito ti ha convinto a fare questa cosa, cioè tu non l'avresti pubblicata? No, io non stavo scrivendo un romanzo. Facevi per te stavo scrivendo dei ricordi, capisci come? Senti, sai che io sto sempre scarsa con lo zucchero? Tu mi dici 2 cucchiai. Sì, no, mettene uno così e poi può essere lo stesso. Vero? Sì. Tanto la crema è dolce, lo sciroppo che abbiamo usato per bagnare il pan di spagna. Io a volte ci metto, anzi quasi sempre, il succo d'arancia. Va benissimo anche il succo d'arancia. Va bene anche quello. Sì. Fammi vedere come spalmi la crema. Allora, io mi aiuto sempre con una spatola.
perché riesce a fare un lavoretto più preciso. Sì, anch'io. Io la uso quando faccio la mousse al cioccolato, okay. Perché sai che è la mia specialità. Sì, so che sei appassionata di cioccolato. Vai, versane un po', non tutto, mettiamo, dopo lo teniamo dopo per non paranerire la frutta. Va bene. Ok. Allora, Sveva ha preparato già una bella macedonia. Adesso lo andiamo semplicemente ad appoggiare sopra la crema. La facciamo di due piani, questo fa parte del ripieno. Poi dopo quella che avanza ce la mangiamo, che io sono golosissima di macedonia. Poi dopo sopra facciamo una decorazione più stile farfalla. Però bisogna essere bravi a cercare di non far andare la frutta fuori dal disegno delle ali. Ma se esce un pezzettino, sai come si fa? Si fa così, si mette in bocca, non questo vede niente nessuno. Poi andiamo a rimettere il pan di Spagna. Lo metto girato, certo, dalla parte sotto, perché così assorbe meglio, no? Esattamente. E poi ci rimettiamo la crema. L'ananas. Ma qui volendo uno può usare, non so, il marsala, un liquore. L'alcol nei dolci a me non piace molto. A me con la frutta non piace molto. Cioè, vero? Magari se un po' di rum su un dolce col cioccolato, col caffè, sta benissimo il marsala. Però con la frutta preferisco il succo di frutta. Sì. Senti, questo dolce dove l'hai imparato? Ma questa è una torta alla frutta che di solito io faccio. Facevate al ristorante? Sì, al ristorante. Dei tuoi? Sì, come dessert, sai, l'estate è fresca e gustosa. Perché sai che la cucina casalinga è meglio di quella degli chef stellati? Non lo diciamo troppo questa cosa, Svea. Io faccio molto la cucina tradizionale, quello che come faceva mia nonna e mia mamma. Appunto. L'ho visto fare da bambina. Sono le nostre radici. Sì, la nostra storia. La cucina è proprio le nostre. Guarda che attraverso la cucina tu puoi scrivere la storia del mondo. Ma sei bravissima, io questo non lo saprei mai fare. E guarda, è semplicissimo, un po' di manualità. Sì, è quella. Ma senti, questo poi lo possiamo assaggiare, vero? Questo dopo ce lo mangiamo. Ah, anche che perché, bello! Proprio perché tu non lo sai, però io sul mio canale YouTube, quando faccio un video, la conclusione è sempre la parte più bella, perché poi lo assaggio e se è ok alzo il pollice. Senti, ti capita che non sia ok? Capita spesso, però non lo pubblico mai quando... Ah, ecco, non è che fai il pollice figure, verso. No. E dici, mi è venuta una schifezza, no? Le brutte figure non le condivido, le tengo per me. E capitano, capita in cucina, hai voglia. Allora, Sveva, abbiamo messo la crema, l'abbiamo fatta raffreddare un po'. Adesso facciamo la decorazione, così già assomiglia a una farfalla, però con la punta sopra richiamiamo un po' il disegno della farfalla. È certo. Ok, quindi io partirei con l'ananas. Va bene. Il mandarino l'abbiamo già sbucciato, già abbiamo il kiwi. E io ti do le fettine di ananas. Sai che le farfalle hanno questo gioco di macchie di colore? Sì, guarda che comincia a colorarsi questa farfalla. Così, eccola qua. Non è tanto vero, abbiamo beccato un kiwi che non è particolarmente colorato. Va bene. Va bene lo stesso. Ananas te ne serve ancora? Allora, non mi serve più l'ananas, dammi il mandarino. Mandarino, ecco, solo, sono le fettine. Dammi un po' di fettine di fragola tagliate proprio per il modo. Va bene, faccio subito, maestra. Prendi le piccoline, cioè le più piccole che trovi, perché sono più belle. Con tutta la frutta possibile e immaginabile, non si può sbizzarrire. Anche al centro dobbiamo mettere il corpicino della farfalla. E certo, e con quel cosa lo fai? Questi qua, che sono mirtilli giganti, oppure anche l'uva si potrebbe mettere. Poi qui è spazio alla fantasia, come dico sempre io, non c'è una regola. Poi che cosa hai in mente ancora? Ci mettiamo una bella gelatina sopra. Mi fai vedere come la fai? No, io non uso la gelatina, quella, sai, quella classica che si mette sopra le torte. No. La faccio proprio io partendo dall'acqua, dallo zucchero e la mela di mais, che è una addensante. Ah. La passo un pochettino sul fuoco e viene esattamente come una gelatina. Ah, vedi? Ottimo! Però è più... mi piace di più anche il sapore, sinceramente. Serve ancora? No, io direi che ci siamo. Ci siamo. Passiamo alla gelatina. La gelatina è facilissima perché si fa con l'acqua. Sì. 125 ml di acqua. Sì. 50 g di zucchero. E 8 g di amido di mais. Che è maizena. È la maizena, sì, esattamente la stessa cosa. Non usi la colla di pesce? No. Però la maizena è un addensante, quindi per lucidare la torta va benissimo, ti fa una cremina lucida e buonissima. E viene trasparente. Viene trasparente. Adesso la portiamo sul fuoco e la facciamo cuocere. Deve essere trasparente. Trasparente. Adesso la mettiamo con un pennellino. Sì. Che ho trovato in un tuo cassetto. Sì, ma io sono attrezzata. Hai visto? Lo mettiamo tutto sopra la torta e così la lucidiamo per bene. E poi serve quasi da collante, tiene insieme, no? Poi no, qui non abbiamo messo la banana perché ci siamo dimenticate. Però se ci mettevamo la banana serve anche a non farla annerire, perché la protegge un pochettino dall'ossidazione. Dico che ci siamo in maniera perfetta. E allora manca solo qualche ciuffetto di panna montata. Quella l'abbiamo montata. Sì, l'abbiamo già preparata. Però tu sai usare bene il sac à poche.
Allora, adesso facciamo la decorazione con la panna montata. Quindi abbiamo già montato 200-250 ml di panna, già zuccherata. Poi con una sacca a poche, io uso una punta stella, sì, facciamo tutti i ciuffetti di panna intorno. Perfetto. Io farei la decorazione semplicissima, sì, proprio, con dei ciuffetti che vengono su. Sì. Quindi partiamo da qua. Ah, vedi che bello, e chiude tutto, chiude, sigilla, sì, tutto. Sì. Copre anche le imperfezioni, sì, della crema. Che... Senti, questa farfalla sta proprio per spiccare il volo. Potremo ascoltare un leggero fruscio del suo battito d'ali. Brava Svea, non avevo mai pensato di romanzare una torta. Potrebbe essere un'idea questa. E questa torta si chiamerà un battito d'ali. Che bella, è una meraviglia, è bellissima. Prendiamo queste rotelline, sì, le tagliamo un po', formiamo due antenne. Certo, così una e una due. Bello! Io direi che è pronta questa torta farfalla. Bello! Per festeggiare l'uscita del libro. Ma Estrema, siamo state brave. Davvero? Tu sei stata brava. No, mi hai aiutato tu. Però io ho imparato tante cose. Potremmo anche fargliela assaggiare? Ma come no? Adesso la assaggiamo prima noi. Ah, e poi? E poi facciamo assaggiare qualcuno che vuole fare la prova. Va bene. Benedetta, io ti ringrazio perché mi hai insegnato a fare una bellissima torta. Guarda, che richiama la mia storia. Il tuo libro si chiama proprio così, Un battito d'ali, quindi io direi che è perfetto. Vero? Volevo anche dirti che io ringrazio te perché il libro mi ha lasciato, l'ho letto in un giorno e mezzo per quanto mi ha coinvolto e mi è piaciuto scoprire una donna come te. Ti ringrazio. Che è così anche nella realtà. Sei carina, io spero che piaccia anche alle altre lettrici. Io gusterò la torta e spero che loro gustino Un battito d'ali che esce in libreria oggi. Oggi, 11 aprile. Bella. Andiamo Svea, è il momento, dai, dell'assaggio. Dai. Io direi, Svea, siamo state brave. E io i miei video li compro tutti col pollice. Se sei d'accordo. Evviva. Che torta squisita. Adesso riprendiamo a mangiarla però. Andiamo avanti, ragazzi. Assaggiatela anche voi perché vale la pena.